Ciao a tutti! Oggi prepareremo la delizia al gianduiotto. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 4-5 ore in frigo. Gli ingredienti sono biscotti tipo wafer, biscotti mandistelle, burro, latte, gianduiotti, ricotta e nocciole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i wafer. Li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Trasferiamoli in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno del boccale i biscotti. E li tritiamo per 10 secondi a velocità 10. Trasferiamoli nella stessa ciotola con i wafer. Senza lavare il boccale, sempre. Adesso mettiamo i gianduiotti. Ed il burro. E li facciamo sciogliere per 5 minuti, 50 gradi, velocità 3. A questo punto aggiungiamo il latte. Lo facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3. Il composto è pronto. Trasferiamolo nella ciotola con i biscotti. A questo punto mescoliamo bene il composto. Adesso aggiungiamo la ricotta e continuiamo ad amalgamare. Dopo aver amalgamato per bene, mettiamo il composto in una tortiera del diametro di 22 cm, foderato con carta da forno e rivestito con un foglio di acetato. Dopo aver posizionato il composto nella tortiera, lasciando un po' di spazio lungo i bordi, andiamo a tritare le nocciole. Mettiamo le nocciole all'interno del boccale che abbiamo lavato e asciugato, chiudiamo con il coperchio e li facciamo tritare per 7 secondi a velocità 5. Le nostre nocciole sono tritate, le andiamo a posizionare sulla torta. Dopo aver cosparso la torta con granella di nocciole, copriamola con pellicola trasparente e mettiamola in frigo per 4-5 ore. La torta è pronta, sformiamola e andiamo a impiattare. Delizia al gianduiotto! Grazie! E alla prossima ricetta!